La nostra pasta e ceci, diciamo, è quasi pronta. Ancora devo aggiungere la pasta, ovviamente. Dove ho messo l'olio, l'aglio, il rosmarino. L'ho fatto profumare un pochino, poi ho tolto sia l'aglio che il rosmarino. Ho aggiunto le verdure, cioè patate e carote. E l'ho fatta cuocere un pochino, ho aggiunto un pochino di sale, poi ho aggiunto il pomodoro e ho fatto cuocere la salsa. Dopodiché ho messo dentro i ceci e li sto facendo cuocere il tutto. E tra un pochino andrò a emulsionare il tutto. Comunque aggiungerò poi un pochino d'acqua. E infine la pasta, aspetterò la fine della cottura e il primo è pronto. A dopo! Allora, le carote sono quasi cotte, come ho detto prima, e le ho tritate con un robottino. Ho messo solo un pochino d'olio e pochissima acqua e un pizzichino di sale. Queste vanno cotte piano piano e alla fine rimarranno un pochino asciutte, toglieranno quell'acqua, quell'acquetta che c'è, però ecco, senza aggiungere troppa acqua si cuociono invece di far delle lesse, queste hanno molto più sapore. Ok, allora questo è abbinato con il formaggio oggi, dove presenteremo una ricottina di pezzettini di parmigiano e dei formaggini, perché non tutti i bambini amano lo stesso tipo di formaggio, noi conosciamo i loro gusti e quindi cerchiamo sempre di accontentarli. Allora, come avevo detto, abbiniamo tutto questo come primo a pasta e ceci che vi ho presentato. E dopo vi faccio vedere tutto insieme come è venuto, così abbiamo un primo e un secondo. Ecco anche un secondo, anche questo molto semplice, con delle carotine tritate, una ricottina oppure dei formaggini o dei pezzettini di parmigiano. Comunque anche questo è un bel secondo, diciamo, per dei bambini piccolini e anche per noi grandi. Ok, a domani, vi saluto, un bacio. Ciao ciao!